Buongiorno da Gilda News. La settimana più calda per eccellenza, quella di Ferragosto, certamente non si smentisce, perlomeno dal punto di vista delle novità e delle polemiche dal mondo della scuola. Partiamo dalla comunicazione ufficiale del MIUR, nel quale si rende noto che dai primi di settembre sul portale Istanze Online ci sarà l'avviso per la proposta di nomina fase B del piano straordinario assunzioni. Sul sito sarà presente anche una funzione di interrogazione per la relativa consultazione. Gli interessati entro 10 giorni dovranno dichiarare l'accettazione o la rinuncia. La mancata accettazione entro i termini previsti produce gli stessi effetti della rinuncia. Il Ministero comunica all'utenza che l'esito della partecipazione e qualsiasi comunicazione relativa al piano assunzionale sarà dato agli interessati esclusivamente attraverso il sistema informativo. È la prima volta che il mondo del precariato scolastico vivrà con tanta trepidazione il momento delle immissioni in ruolo, perché il docente rischia di essere mandato a chilometri di distanza da casa. La fase B si rivela quindi quella più temuta dagli insegnanti, al contrario della fase C, dove le probabilità di rimanere nel luogo di residenza aumentano. Il dissenso contro la legge 107/2015 non accenna a placarsi e arriva da più fronti. La 107 e la disabilità. La città di Napoli in questi giorni è stata tappezzata da manifesti ad opera di una organizzazione che si occupa di disabilità, nella quale si denuncia che la buona scuola nei fatti non hanno operato scelte specifiche di miglioramento e quindi di investimenti economici sulla disabilità. Infatti il decreto esclude risorse supplementari per gli insegnanti di sostegno e prevede solo stabilizzazioni derivanti dalla legge precedente, che non sono sufficienti per accogliere, sostenere e guidare gli oltre 240.000 alunni disabili. Una scuola inclusiva quindi che nei fatti non può esistere. I docenti dell'infanzia esclusi dalle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni espongono il loro disappunto verso le immissioni in ruolo e propongono delle soluzioni per permettere l'inclusione in questa categoria. Il governo, attraverso una delega in bianco, si è impegnato in 18 mesi a varare un sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni, ma al momento tale proposta risulta inconsistente e poco veritiera. Dal coordinamento degli studenti di tutta Italia, svoltosi nei giorni scorsi, è venuta fuori la necessità di mobilitarsi ancora contro la buona scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico. Azioni di lotta sono state previste sin dal primo giorno di scuola e poi una grande manifestazione di piazza il 9 ottobre, in cui tutti gli studenti esprimeranno la loro contrarietà, le loro proposte e la volontà di non rinunciare a una scuola pubblica di qualità ed inclusiva. L'articolo 8 si rivela una trappola. L'onorevole del Movimento 5 Stelle Silvia Chimenti mette in evidenza come l'articolo 8,11 si rivelerà una trappola per i docenti di ruolo. Nell'anno scolastico 2016-2017 gli insegnanti in esubero saranno assegnati ad un ambito territoriale ed entreranno a far parte del mercato delle candidature. Per i professori che non riceveranno alcuna proposta lavorativa, sarà l'ufficio scolastico regionale a decidere la destinazione, con un incarico triennale, eventualmente rinnovabile per altri cicli triennali. In sostanza si verrà a perdere il meccanismo secondo il quale è possibile rientrare nella scuola di titolarità. Il piano straordinario delle assunzioni ha portato pesanti polemiche e incomprensione tra chi ritiene questa procedura cosa buona e giusta e i docenti che la devono subire. Partiamo dalle dichiarazioni del sottosegretario del MIUR Davide Faraone, che in un'intervista dichiara che la mobilità deve essere considerata prassi da buona parte dei docenti e ritiene le proteste dei docenti e dei sindacati sbagliate, in quanto questa procedura sarà attuata gradualmente. I precari vogliono le dimissioni di Faraone. Dopo svariati scioperi e manifestazioni, i precari continuano la loro protesta con raccolta firme e email per chiedere le dimissioni del sottosegretario all'istruzione Davide Faraone.
i docenti sfogano la loro rabbia ed indignazione, ma soprattutto la loro delusione verso Renzi e la sua riforma che costringe ad un esodo forzato in cambio del ruolo. Da Irene Anastasi per oggi è tutto, arrivederci alle prossime news. Pierpaolo Baretta, l'attuale sottosegretario all'economia, ha dichiarato in un'intervista al quotidiano Il Secolo XIX che il governo intende procedere ad una modifica della struttura previdenziale e consentire, tramite un sistema flessibile, l'uscita anticipata dal lavoro rispetto ai normali requisiti pensionistici, cioè 66 anni. Questo non significa certo rinunciare alla legge Fornero, entrata in vigore nel 2012, ma apportarvi certamente una certa flessibilità, allo scopo di favorire l'occupazione giovanile e il ricambio generazionale. La proposta dovrebbe prevedere, partendo dai 62 anni, diverse penalità. Ecco lo schema. 62 anni il 12% di penalizzazione, 63 anni l'8% di penalizzazione, 64 anni il 5% di penalità, 65 anni il 2% di penalità, 66 anni nessuna penalità. Per ora è tutto, arrivederci da Giuseppina Gagliardo per Gilda TV.